Basilio, le battaglie sono state fatte nei consigli di zona, devono chiarire che è possibile perseguire un'alternativa nella situazione che viviamo, tenuto conto che noi dobbiamo sapere che c'è a Milano soprattutto in corso di costruzione avanzata il Partito della Nazione. La destra aspetta fino all'ultimo momento a definire il proprio schieramento, il proprio candidato, perché ripeto, se c'è Sala faranno una battaglia di bandiera. Noi dobbiamo fare una battaglia difficilissima, teniamo conto perché per come vanno le cose a Milano e in Italia, la tendenza di chi non vuole astenersi è portata molto verso i 5 Stelle. Noi dobbiamo dialogare, ritengo, ma dobbiamo essere in grado di costruire una forza che, come dire, combatte, porta a casa un risultato, definisce anche una situazione che è molto diversa dal 2011. Io di quello che possiamo discutere adesso, non c'è tempo perché è produttivo dialogare, saltiamo tutto, però la situazione è molto difficile, tant'è vero che ci sono due dati sui quali noi dobbiamo creare in modo preciso una discriminante conducendo una politica unitaria. La prima cosa è la discriminante antifascista, nel senso che noi abbiamo, c'è in corso il congresso dell'ANPI, rispetto a 5 anni fa la crisi è peggiorata di tanto, la crisi materiale, la guerra, il terrorismo, dopodiché è grave. La crisi è denotata anche dal fatto che ovviamente le istituzioni non fanno le istituzioni nel momento in cui non vietano le manifestazioni fasciste, perché è un obbligo su cui si giura nel nostro ordinamento. E dall'altro punto di vista però noi dobbiamo vedere anche che la crisi produce anche la penetrazione della feccia nazista o fascista anche in settori centrali e periferici della popolazione. Allora la situazione è così cambiata per cui per esempio noi giustamente dobbiamo perseguire, questo dato stamattina, è stato fatto negli ultimi anni, bisogna perseguire il fatto, siccome la Costituzione non è solo un insieme di belle intenzioni ma anche norme prescrittive, non deve essere minoritaria la richiesta di messa fuori legge delle organizzazioni fasciste. È modernissima, non è con gli occhi rivolti al passato questa battaglia, che si congiunge al fatto che comunque siamo nel 2016, anno in cui, se non c'è un evento fortunato che toglie di mezzo questo governo, i rapporti di forza non fanno intravedere questa possibilità, si va a una situazione gravissima, totalmente assente nel 2000, dopo aver vinto 10 anni fa il referendum, sembrano 10 secoli fa, non 10 anni fa, dicevamo prima di iniziare, quando la destra ha tentato una modifica forse meno invasiva, cioè una situazione in cui si va verso il referendum, gli schieri in modo non settario, a mio modo, in modo molto unitario, però c'è una battaglia in cui si sancisce che il problema non è più quello dell'interesse generale, collettivo, dei grandi servizi, della partecipazione, perché la demolizione della Costituzione è una cosa non programmatica ma praticata con un consenso, come dire, che si trova anche dentro la popolazione, perché tutta questa non è la prima preoccupazione. Se noi andiamo fuori di qui, ognuno di noi, posto di lavoro, a scuola, nel proprio quartiere eccetera eccetera, non è che la battaglia della demolizione della Costituzione sia una preoccupazione assolutamente presente. Ma questo appunto ci obbliga a una situazione in cui dietro la litania appunto dell'abolizione, il bicameralismo, le grandi riforme che questi signorini e signorine vogliono fare ignorando la storia nazionale, è una battaglia che apre una situazione assolutamente inedita e deve caratterizzare anche le politiche locali, anche perché sulla città metropolitana, adesso dietro questo paravento delle primarie, noi sappiamo che in provincia di Milano, Milano e gli altri 135 comuni, ci sono 3.200.000 abitanti
e ci sono 2.400.000 elettrici ed elettori. Città di Milano ci sono 1.300.000 abitanti, 975.000 elettrici ed elettori. L'ho detto anche ieri intervenendo in quella assemblea dei comitati, noi siamo di fronte a una situazione inedita e senza precedenti, per cui la democrazia è in dissolvimento, non come obiettivo futuro, ma come cosa già praticata, perché per la prima volta nella storia nazionale è sospesa la democrazia per 2/3 della popolazione di quest'area, non solo tra il 2014 e il 2016, ma tra il 2016 e il 2021, perché qua si discute se voteranno 60.000, 30.000, 20.000 in questa consultazione, che con tutto il rispetto per chi si impegna è una consultazione tra correnti di partito. Nello stesso tempo viene tenuta fuori dalla rappresentanza, dalla politica, dalla possibilità di fare qualche cosa, non di risolvere i problemi, gran parte della popolazione. E questo è un punto sul quale noi, come dire, dobbiamo fare una grande agitazione, aprire uno spiraglio, aprire, come dire, una discussione pubblica che tenga conto che tutto questo non è senza conseguenze. Ovviamente qua si è detto città metropolitane, sono le lotte in città, le lotte fuori dalla città, c'è quell'esempio enorme dei no canal in tutta la tipologia delle denominazioni, che però hanno dimostrato l'attualità di un'iniziativa di massa che ha impedito uno sperpero, che ha lottato contro la corruzione, che ha riproposto una questione morale e che ha ottenuto anche un risultato temporaneo per la cittadinanza. Ma io vorrei dire che, sulla base delle esperienze che, ripeto, poi meglio di me potrà argomentare chi interverrà nella discussione che faremo, noi abbiamo una situazione in cui dobbiamo riproporre un punto di vista alternativo sulla base delle esperienze, anche della rivendicazione di quello che è stato fatto. Non è perché chi arriva all'ultimo secondo è depositario della verità e della possibilità, c'è anche chi ha faticato per decenni, chi ha militato nei partiti, nelle associazioni, nei sindacati, di cui noi dobbiamo rivendicare il merito. L'azzeramento porta, come dire, a una degenerazione. Ma detto questo, noi abbiamo la necessità di valorizzare questo ruolo della rappresentanza non come un dato, come dire, pedagogico o di commento, perché tenete conto di quello che sta succedendo senza rappresentanza. Ieri e oggi è stato fatto riferimento benissimo anche da Anita per contestare nel merito le cose che non funzionano e che hanno bisogno di una sinistra organizzata, unitaria, con un grado di rappresentanza per essere portate avanti. Si è detto della M4. La M4, in una situazione in cui non ci può essere una discussione a prioristica, no? Ci sono i dati di quest'ultimo mese che dimostrano che in Italia sono grandemente aumentate tutte le statistiche sulla mortalità. La mortalità è un dato oscurato dall'informazione di regime, ma è un dato presente. Milano si ripropone ogni inverno il problema dell'inquinamento, eccetera, eccetera. Dal punto di vista trasportistico si fa una scelta sciagurata per la M4. La M4 scava nel territorio più complicato dal punto di vista del sottosuolo di Milano, fa un collegamento interno, oscura il fatto che non bisogna essere ingegneri trasportistici per vedere che nella zona di approdo vicino a Primaticcio c'erano già le fermate, e ignora soprattutto il fatto che a 40 anni l'unico piano dei trasporti fatto in questa regione, che era il vecchio ingegner Corac del Partito Comunista Italiano, primo vice sindaco nel 1975, aveva previsto questi, sono qualche decennio ci è voluto. Tenete conto che finalmente oggi c'è la stazione di Pioltello, che non è Pioltello, è a 600 metri dell'idroscalo, in cui c'è il passante, ma siccome costa troppo poco fare 600 metri di collegamento, si è fatta questa scelta che oltretutto
si coniuga col fatto che nell'epoca della città metropolitana vengono cancellate con un tratto di biro le vie che avrebbero dato investimenti, buona occupazione, rispetto del suolo e non la devastazione che c'è stata con le opere connesse all'Expo, si cancellano tutte le metropolitane che collegano la città al contado, M2, M3, tutto è fermo. La cosa paradossale che io denuncio con tutta la voce, che non so più come fare, nonostante la provincia sia sciolta, giro, continuo a rigirare, tenete conto che in queste settimane è stata cancellata, qua si parla di centinaia di milioni, miliardi, si fa anche fatica a dire di quelle cifre, sono stati cancellati i 60 milioni di euro che servivano a modernizzare, mettere in sicurezza la prima tranvia dell'area milanese, la Milano Olimpiade. Abbiamo fatto una lotta nel 2012 quando la volevano chiudere, poi ce l'avete qui, cioè Afori, Comasina, l'avete vista direttamente all'opera quando c'è e quando non c'è. 60 milioni che sono cancellati con un provvedimento connesso alle leggi finanziarie di questo anno per ripianare i fondi che servono all'Expo. Tutto questo avviene in una situazione in cui la mancanza di rappresentanza porta a un esempio clamoroso, no? Che mentre si sta discutendo dei problemi si discute appunto fintamente di 30.000 o 40.000 persone che devono votare le primarie, ma nello stesso tempo la democrazia è cancellata, questo problema non si tratta. E a mo' di esempio tenete conto anche di quello che significa concretamente l'evolversi dei fatti. Ho fatto l'esempio dei trasporti, adesso città metropolitana, gli elettori di Milano, si sta discutendo molto blandamente del dopo Expo. Sul dopo Expo tutti i problemi li vediamo nel momento in cui li suscitate. È davvero emblematico, no? Che per finta si sta discutendo dello sviluppo universitario, ci sono validissimi rappresentanti che dai comitati a chi lo fa per professione che possono dire. Tenete conto che mentre si discute di questo, che può anche avere un interesse, fosse fatto fuori dagli interessi dei soliti noti, eccetera, eccetera, tenete conto che siamo di fronte a una situazione in cui mentre si discute dell'università, nel frattempo si sta assistendo alla decadenza totale dell'edilizia scolastica delle strutture milanesi, che erano affidate alla provincia, che adesso tornano alla città metropolitana. Tutto questo sta, come dire, decadendo in una situazione di interesse. Ancora si è discusso di lavoro, di occupazione, ma che cosa sta succedendo di tutti gli occupati della vecchia provincia, oggi città metropolitana? C'erano 54.000 dipendenti nel momento in cui c'è stata la legge Delirio, come alcuni giustamente hanno soprannominato. C'è una fase di regressione, per cui ci sono alcuni servizi abbandonati nel trasporto pubblico, nell'edilizia scolastica, nell'assistenza. Oggi si discute anche dell'arretramento di alcune funzioni dello Stato. Tenete per esempio, uno degli ultimi provvedimenti è stato quello non di eliminare e colpire chi ha fatto assunzioni clientelari nel corpo forestale dello Stato, ma è stata tolta la competenza del corpo forestale dello Stato, privando di uno strumento di lavoro anche la Procura Nazionale Antimafia. Questo fatto è stato anticipato dall'abolizione delle polizie provinciali, che dopo qualche decennio si erano attrezzate nel perseguire i reati ambientali. Qui non basta un grido, no? Bisogna fare un lavoro. E tutto questo, ripeto, in una linea che ha poi prodotto una situazione non di semplificazione, non di riforma, ma di demolizione dello Stato unitario, dello Stato rappresentativo, dello Stato a cui guardano i cittadini e i lavoratori, e in cui in questa situazione giustamente noi rivendichiamo anche in questa fase un ruolo per quanto riguarda la città metropolitana. Infine, dal punto di vista degli esempi, ci sono cose importanti che sono successe, che ha richiamato Anita, ma perché serve riprovare, rilanciare
un punto di vista alternativo e suscitato dalla sinistra e anche da altri. Guardate che dal punto di vista della politica dei servizi pubblici e delle privatizzazioni si sono fatte delle scelte davvero negative che vanno corrette. Io mi sono battuto in provincia a lungo sia contro Penati che contro Podestà che contro la Colli su come è stato manipolato il patrimonio pubblico a partire dal cattivo uso della Serravalle. Però noi abbiamo una situazione in cui per fare le cose in una situazione di crisi come quella di oggi e in cui si continua a straparlare di riformismo, il problema è che questi signori, purtroppo, dal punto di vista economico e sociale, a partire dal PD, in una situazione sempre evolutiva, poi adesso che hanno in mente il Partito della Nazione, c'è un'accelerazione che rende molto problematico, poi da alcune parti si collabora in qualche comune, eccetera. La situazione non è mai tutto uguale. E il problema è che ormai siamo lontani da qualsiasi idea socialdemocratica, per cui i servizi pubblici sono pubblici e per cui in una situazione di crisi, nel momento in cui tu non dai l'assalto al cielo, quantomeno distribuisci la ricchezza per fronteggiare la crisi, non in una situazione in cui chi ha di più abbia sempre di più e chi ha di meno abbia sempre di meno. Sono cose elementari, ma modernissime, che tengono conto che invece si è andati nella direzione opposta, perché purtroppo, guardate che è successo tanti anni fa, quando c'era Albertini, è riuscito a iniziare un declino che ha portato alla privatizzazione della vecchia AM, oggi A2A. Guardate, è una cosa scellerata, che non è successa in nessuna grande capitale europea, perché per andare incontro alle fabbriche che chiudono, a bisogni di lavoro, a innovazione, ci vogliono investimenti. Non è che come succede in questi anni tu fai tavoli, tavolini, in cui aspetti che arriva il salvatore dall'esterno, l'emiro o il fondo speculativo. La forza di questa città, fatto salvo i ladroni, gli incompetenti, eccetera, che nel momento in cui hai praticato un'idea per cui sull'energia, sull'elettricità, c'è un ruolo pubblico, AM ha sostenuto per decenni i bilanci dei comuni di Milano. Poi si tratta di modernizzare e fare altra politica, ma ripeto, ci vuole un'idea anche economica, perché sennò i diritti sociali, i diritti civili, i diritti degli anziani, i diritti dei bambini e i diritti delle donne sono declamazioni. Ma anche in questi ultimi anni, guardate che quello che è successo sulla SEA è grave, perché io Podestà lo minacciavo verbalmente. Però il problema è che c'è stata una grande convergenza, perché anche negli ultimi 5-6 anni è incredibile che questa è stata l'unica città che ha la SEA, che oggi rivive altri problemi eccetera eccetera, che però ha nell'epoca di Lamorati non aumentava le tariffe perché ogni fine anno prendeva i dividendi e li cacciava. Pessimo uso, perché i dividendi delle società pubbliche, mi hanno insegnato anche da ragazzino grandi amministratori di una volta, che servono per fare gli investimenti, quelli che servono per le città, per le infrastrutture, per le case. Però teniamo conto che in questi ultimi 5 anni è successa questa politica, che mentre nelle grandi capitali europee nessuno perde il controllo degli aeroporti, qua si è fatta la gara chi vende, poi c'è quello che si è sbagliato nell'ingresso, i ricorsi eccetera eccetera. Una delle cose più gravi è stato il fatto che in una concezione non rivoluzionaria, ma che ha a mente i servizi pubblici, tu mai avresti affidato al signor Tabacci l'impostazione delle cose economiche, per poi scoprire che è un grande esperto fiscale, no? Nelle sue diramazioni familiari, nel dare consigli alle sue diramazioni familiari per non pagare 1.000 o 2.000 appartamenti delle tassazioni. Quindi è ottima la percezione che si ha di Pisapia personalmente, come persona sicuramente più degna dei suoi immediati predecessori, ma questo non significa che nella scelta dei collaboratori
bisogna stare molto più attenti se si vuole fare una politica innovativa. E ripeto, su queste cose delle politiche economiche, io ritengo davvero che noi dobbiamo caratterizzarci con un ruolo che non può essere solo affidato agli ultimi arrivati, no? Perché ripeto, ma noi dobbiamo dialogare con i 5 Stelle, dobbiamo dialogare con le liste di esperienza, di lotte, di competenze personali delle compagne, dei compagni, delle persone, di tutti coloro i quali hanno a cuore il luogo dove lavorano e dove altro, che ripeto ci dà una possibilità. Io lo dico anche sulla base di questo fatto che dobbiamo avere una visione che va oltre Milano Centro. È Milano centrica questa visione. L'ultima cosa che dico, dobbiamo avere anche, fare almeno un tentativo che sulla base di queste cose noi non stiamo, anche se ripeto prima o poi tornerà anche la possibilità forse di consultare il popolo, no? Anche siamo in una situazione tremenda, perché la distruzione del sistema proporzionale, la distruzione della rappresentanza porta il fatto che anche se voi parlate con queste ragazze e ragazzi del PD, c'hanno la convinzione che l'importante solo non è rappresentare, fare le battaglie per la propria popolazione, il problema è vincere. Se poi vinci di un voto e voti il 10% va bene lo stesso, capite che è una degenerazione di un'idea della democrazia. Una volta mia genere diceva la democrazia progressiva, ma anche della democrazia liberale, no? Perché quei dati che vi ho dato all'inizio su come viene trattata la provincia di Milano ci fa fare un salto all'indietro di 2 secoli. Torniamo non alla lotta di resistenza, ma alle guerre di indipendenza e al risorgimento. Però detto questo, c'è una situazione in cui dobbiamo avere grande apertura, grande nettezza, grande capacità di lotta, di denuncia e di determinazione. Però io sono convinto di una cosa: noi non siamo di fronte a una scadenza nazionale in cui ci sono scelte di politica estera, politica della difesa, politica monetaria. Stiamo discutendo di un territorio che non vogliamo lasciare ai soliti noti, ai grandi interessi che vediamo e abbiamo visto all'opera prima, dopo e durante Expo. E per questo che ritengo dobbiamo avere un'apertura per discutere e aprire anche verso posizioni ma che sono inconciliabili magari per politiche nazionali. Ma qua noi dobbiamo avere l'ambizione non solo di fare, come dire, un'azione di testimonianza e di denuncia pur necessaria, e che comunque abbiamo fatto, facciamo e faremo qualunque sia il risultato delle nostre lotte, perché questa è la nostra caratteristica. Però facciamo un tentativo, perché con le organizzazioni civiche, anche le posizioni più distanti, no, che si trovano in tutto questo coacervo di organizzazioni che ci sono nella sinistra laica, tra i radicali, tra tutti, discutiamo perché ci sia un'autonomia che appunto non vuole subordinarsi a questo partito unico di ciò che era PDL, oggi Forza Italia, e dall'altra l'aggregazione che c'è attorno al PD. Facciamo la battaglia, poi ovviamente dopo la battaglia si vede quello che si riesce a fare, ma su questo io credo che abbiamo una storia e soprattutto delle esperienze di persone, di compagni e compagni che possono essere, come dire, un punto di riferimento che altri non hanno, e di questo dobbiamo essere orgogliosi.